Possiamo vederci stasera? Devo effettuare un'ultima consegna a Betlemme, al di là del muro. È nelle sale il pluripremiato Sara and Salim del regista palestinese Mujahad Alayan. Una storia d'amore impossibile tra un'israeliana e un palestinese, sullo sfondo di un'intricata e difficile vicenda politica e sociale. Il film vira da storia d'amore a storia politica e sociale in un secondo. In effetti, il tuo è un film politico. Onestamente, quando faccio un film non lo penso mai in termini politici, o comunque non mi metto a pensare a quello che è l'aspetto politico del luogo in cui lo realizzo. L'obiettivo del film è quello di parlare di quattro personaggi, di quattro esseri umani le cui vite vengono intrecciate e vengono colpite dal verificarsi di un evento di tipo sociale. Dal momento che però questo evento succede a Gerusalemme, la politica necessariamente c'entra. La rabbia scatenatasi quando Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele è servita a rendere gli eventi più veritieri. Purtroppo penso che, data la situazione politica attuale, sfortunatamente, e con quello che si sta verificando a Gerusalemme e con tutta la follia che in un certo senso avviluppa e affligge i vari circuiti politici in tutto il mondo, Gerusalemme sta diventando sempre più il centro dell'attenzione, ma oggi più che mai purtroppo sta diventando una realtà sempre più scura e sempre più difficile, considerata anche l'atteggiamento dei politici che governano negli Stati Uniti, in Israele. Ritengo che sia più che mai importante e necessario oggi avere delle opere d'arte, della cultura, che ci consentano di gettare luce su quelli che sono gli individui. E questa è la necessità di fare film. Essendo un palestinese che vive a Gerusalemme, ho bisogno e ritengo che sia necessario, proprio perché solo in questo modo è possibile gettare quei semi di speranza che ci possano aiutare per il futuro. È interessante perché il film scatena domande profonde. Ad esempio, ha senso sacrificare la propria vita per qualcuno che si conosce appena? L'amore quanto conta realmente? Io credo che la grande domanda da porsi ha a che vedere con i privilegi, a prescindere da quale sia il luogo o la situazione in cui si viva, ma i privilegi che vengono offerti alle persone. Questo può avere a che vedere con il conflitto israelo-palestinese, ma può avere a che fare anche con il problema dei rifugiati, anche se a me usare il termine problema non piace, preferisco definirlo la crisi, l'emergenza dei profughi, quello che sta succedendo negli Stati Uniti nei confronti di alcune specifiche comunità che vengono fatte oggetto di ingiustizie. Quindi la domanda da porsi è: noi come esseri umani siamo disposti a mettere a rischio i privilegi di cui godiamo, sia da un punto di vista politico, sociale ed economico, per fare qualcosa che sia giusto ed equo nei confronti di altri esseri umani? Tu sei palestinese ma vivi a Gerusalemme. Ci racconti com'è la vita lì? Gerusalemme è una città in cui esiste una divisione che è fatta non soltanto di barriere fisiche, ma c'è una divisione a livello di sistema giuridico, di sistema finanziario, di sistema bancario. Gerusalemme Est è una zona molto più povera, con un altissimo tasso di disoccupazione, e mentre Gerusalemme Ovest è una zona dove si godono molti più privilegi, è un'area sviluppata. E tutto questo è protetto e consentito da un sistema giuridico che mira a tenere in piedi questa separazione, non ha l'obiettivo di rendere la vita della gente migliore. Se sei un palestinese, tutto intorno a te ti spinge a perdere la speranza, ti spinge a voler lasciare la città. Al contempo però le persone rimangono attaccate alla città, rimangono attaccate alle proprie case. La vita però è estremamente stressante, estremamente triste, proprio perché sei continuamente sull'orlo di un qualche disastro. Da un secondo all'altro la tua vita potrebbe trasformarsi in una tragedia. Che succede?